Domenica 28 febbraio, adesso siamo in cammino verso la stazione per andare a Sunnegga. Abbiamo già tutti gli sci, siamo già pronti. C'è una bellissima giornata, non fa neanche freddo. E quindi andiamo a farci una bella sciata. Qui siamo arrivati alla stazione per andare a Sunnegga. Sunnegga Rothorn, vediamo un po' di prendere, penso che ci sia l'ovetto qua. Comunque ci sono un sacco di controlli per quanto riguarda il portare la mascherina. Appena ti vedono con la mascherina abbassata ti saltano addosso e ti insultano in svizzero tedesco. Ah, sei tutto rosso. E praticamente per salire a Sunnegga si usa quel trasino, non lo so come si chiama. Please stand away from the platform edge. Attenzione, la funicolare sta per arrivare. Tenersi a distanza. Goce in grafai. Densa la mai. Parente o mai grafai. Vista Cervino, abbiamo preso l'ovetto e andiamo su verso Blauerd. Adesso siamo finalmente arrivati sulla pista, noi andiamo a fare questa pista blu, anche se ho già visto che poi là più in fondo ci sono delle belle pendenze. Comunque si vede tantissimo la sabbia del Sahara, ancora nell'aria, là in lontananza, e anche di là si vede. E poi praticamente si vede anche la neve, che in alcuni punti è veramente arancione, soprattutto anche là sopra. Ci siamo fatti 2 ore di sci, adesso riprendiamo la funicolare e scendiamo verso Zermatt. Di questi qua poi ne parlerò domani. Nel caso là ci sono i prezzi degli abbonamenti giornalieri, quindi un giorno, 2 giorni, 3 giorni, eccetera eccetera. Allora, ieri abbiamo lasciato gli sci direttamente qui alla stazione sciistica, poi siamo di nuovo a Sunnegga e praticamente si possono lasciare qui gli sci, è pieno di depositi un po' dappertutto, sia sopra che sotto, e costano 2 franchi al giorno, quelli piccoli, se no ci sono gli armadietti riscaldati che costano 12. Quindi mettiamo l'italiano e poi mi hanno detto che bisogna passare quindi lo Swiss Pass qua e poi pagare. E pago così. Quindi adesso ho pagato, vado a vedere, dovrebbe essersi aperto. Allora, vediamo un po'. Tac. Perfetto, così posso ritirare gli sci. Diciamo che come servizio è ottimo, perché almeno si evita ogni volta di doversi portare gli sci dietro, soprattutto se si sa che si torna nello stesso posto. Noi ad esempio abbiamo circa 10 minuti a piedi dall'appartamento fino alla stazione da sci, quindi comunque è lunga. Se, per 2 franchi secondo me vale la pena lasciarli qua.
Allora, lunedì 1 marzo, adesso stiamo andando alla stazione della Gornergratbahn, perché cercheremo di andare su al Gornergrat. C'è anche il cane da qualche parte là sotto. E finalmente ci sono anche i negozi che hanno riaperto, così approfittiamo anche per guardare un pochino com'è Zermatt un pochino più normale. Comunque al sole 17 gradi, questo è il motivo del perché quando siamo andati a sciare stamattina appena ci si ferma praticamente si cuoce, perché fa un caldo allucinante. Si sta bene mentre si va, mentre ci si muove, che c'è un po' d'aria fresca. Comunque fa piacere rivedere i negozi aperti e tutte le cose anche esposte fuori. Adesso siamo alla stazione della Gornergrat e con l'abbonamento degli sci si può accedere anche gratuitamente al treno, quindi non bisogna pagare un'altra volta. Che fai Zelda? Praticamente noi partiamo da Zermatt e poi fa tutte queste fermate qui fino ad arrivare al Gornergrat a 3089 metri. Mi sembra che sia il treno che arriva più in alto in assoluto come treno normale. E a Riffelberg siamo andati a sciare l'altra volta. Queste qui sono tutte stazioni dove si può andare a sciare, oppure si va su e poi si possono fare le camminate, le escursioni. Zelda, vuoi andare a sciare? Vuoi andare a sciare? Meno male che una pista blu. Qua in cima quindi c'è l'hotel Kulm con anche l'osservatorio astronomico. Ovviamente una notte qua costa parecchio. Vale veramente la pena venire qua sopra. Adesso sono le 5 e alle 5.18 c'è la partenza del prossimo treno che è già arrivato. Quindi andiamo a sederci un attimo, poi dopo si ritorna a Zermatt. Finalmente siamo arrivati a Zermatt, ci vogliono circa 38 minuti mi sembra di viaggio da Gornergrat fino a qua. E adesso niente, prendiamo qualcosa da mangiare per stasera, torniamo nell'appartamento e poi dopo domani si riparte. Che bello, finalmente ci sono negozi aperti,
c'è un po' di vita anche. La COP comunque è giusto qua dietro, qua adesso si gira l'angolo e c'è la COP. Poi dopo si torna. Zelda, tu non puoi entrare alla COP, è vietato.